All'interno della vastissima produzione teatrale di Carlo Goldoni, un curioso accidente è sicuramente uno dei testi meno rappresentati. Narra la storia, molto classica, di un amore contrastato tra una fanciulla e un ufficiale. Alla fine le furberie femminili sapranno superare ogni ostacolo. Un curioso accidente porta alla pergola una coppia veramente curiosa, Mario Scaccia, grande voce del teatro italiano, e l'avvenente e bravissima Deborah Caprioglio. Figlio, che fate qui per le case? Signore, la curiosità mi ci ha scritto. E di che siete voi curiosi? Vedere un padrone da poco e un servitore sguaiato allestire pessimamente un baule. Io dubito che la malattia che soffre presentemente sia originata da un'altra ferita un poco più penetrante. Finora i medici non hanno scoperto che è una ferita sola. Oh, si danno delle ferite che non sono dei medici conosciute. Un curioso accidente è un testo poco frequentato di Goldoni. Che cosa ti ha colpito? Il fatto che fosse poco frequentato, perché insomma è un po' una sfida, no? Quando si presentano dei testi che sono poco frequentati, perché diciamo che ci sono dei testi che sono cosiddetti seduti e quindi che comunque al di là di tutto, a prescindere da come, da chi vengono rappresentati, sono comunque dei successi. E invece ci sono dei testi come questo, che pur essendo di un grande autore di cui poi ricorre il trecentenario dalla nascita, quindi che è Carlo Goldoni, e quindi già un nome, una firma, una garanzia, però comunque rimane sempre una parte di sfida nel vedere la reazione del pubblico. Devo dire che a noi è andata bene, perché questo, non so come andrà a Firenze, perché adesso stasera debuttiamo, per cui speriamo bene, però fino adesso è andato benissimo a Roma, è andato benissimo in tutte le province italiane, quindi insomma siamo molto molto contenti. E a proposito del tuo personaggio, che particolarità ha? Giannina è una furbetta, una classica donna goldoniana che è molto moderna, perché è una ragazza che sa quello che vuole e sa come ottenerlo, utilizzando tutte le armi femminili, dalla furbizia, all'astuzia, alla carineria, il pianto, tutto, c'è tutto in Giannina. È proprio donna e poi donna anche molto moderna, perché comunque in questa commedia, come in quasi tutte le commedie di Goldoni, le donne sono più forti degli uomini. E quindi diciamo che forse questa modernità della donna già forse c'era nel Settecento, perché le donne in questa commedia prendono loro l'iniziativa, quindi cioè, gli uomini vogliono scappare, perché di fronte alle difficoltà vogliono andare via, invece le donne combattono, e quindi personaggi, per essere stato scritto un po' di tempo fa, direi che è abbastanza moderno. La tua collaborazione col maestro Scaccia, come è andata? È andata che sono felicissima, che per me ogni sera recitare, entrare in palcoscenico vicino a lui è una festa, ed è un sogno che si realizza. Questa operazione è un doppio sogno, il primo appunto di recitare accanto a lui, il secondo di recitare una commedia di Goldoni che volevo fare da tempo, perché io sono veneziana, per cui insomma mi spettava di diritto. È una grande palestra, perché Scaccia non è una persona che ti dice quello che devi fare, perché basta osservarlo e quindi insomma già si capisce quello che va bene e quello che non va bene. È un grande insegnamento. Sì, assolutamente un grande insegnamento, è non solo un insegnamento professionale ma anche un insegnamento di vita. Spero di arrivare anche a 87 anni così. L'ho veduto piangere. Male, ma mi credeva di peggio, disumano! Un curioso accidente sarà al Teatro della Pergola fino al 28 gennaio. La prossima settimana spazio a uno degli appuntamenti più attesi dell'intera stagione. È di scena Paolo Poli con Sei Brillanti, spettacolo nel quale riunisce le storie di sei giornaliste italiane del Novecento. Alla Pergola dal 30 gennaio.